Oggi tutorial super semplice, quindi continuo ancora sulla linea dei tutorial comunque facili e fattibili da tutti. Non so perché ultimamente sono ispirata così, però è veramente molto molto colorato, quindi spero che vi piaccia e vi lascio il tutorial. Inizio applicando un fondotinta luminoso su tutto il viso. Lo picchietto prima sulle guance, sul mento, sul naso e sulla fronte e poi lo massaggio proprio come se fosse una crema idratante. Lo stesso fondotinta lo uso anche da base per l'ombretto, quindi lo picchietto e lo sfumo su tutta la palpebra. A questo punto prendo un ombretto color panna e lo sfumo sulla palpebra mobile. Passo sulle labbra un balsamo per ammorbidirle e con il pennello da sfumatura applico il color panna anche sotto l'arcata sopraccigliare. Adesso prendo una terra o comunque un ombretto marroncino chiaro e lo sfumo nella piega dell'occhio con un pennello da sfumatura. A questo punto prendo una matita viola, questa è molto 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 bella, un pochino dura perché ce l'ho da parecchio, e la applico a mo' di eyeliner, facendo poi anche una linguetta verso l'esterno per allungare l'occhio. Infine sistemo le sopracciglia con una matita. Piego le ciglia e applico il mascara. Passiamo al viso. Sulle gote applico un fard rosato. E dopo aver tolto il balsamo per le labbra, le contorno con una matita color fucsia. E infine le riempio con un rossetto super fucsia. Questo è il look finito, spero che il trucco vi sia piaciuto, fatemi sapere in un commento cosa ne pensate, ricordatevi di cliccare mi piace se il video vi è piaciuto, aggiungerlo ai preferiti e condividerlo sui social network per far crescere il mio canale. E vi lascio qui accanto tutti i miei video precedenti. Ci vediamo alla prossima, ciao!